di nuovo sempre a Piazza Sieci, davanti alla videocamera per il blog Basso Lazio, ho davanti un sorridente cabarettista, Lello Musella, che oggi è 13 settembre, al quale chiediamo: da quando ha iniziato la carriera d'artista? Ho iniziato nel 1995 con un gruppo che si chiamava i De Andria, composto da Marco Lazzuso, Rosario Verde e il me medesimo Lello Musella. Un'altra domanda? Ora il trio dov'è? Il trio se n'è andato nel 2003, quindi sono 5 anni che sto da solo. Continuo a fare cabaret, continuo a fare spettacoli da solo e insomma per fortuna va ancora bene. Non è che il caso di dire, non per portare sfortuna, meglio solo che mal accompagnato? Non credo. Ma mal accompagnato si stava bene insieme, solo che purtroppo a volte succedono, i gruppi di solito si dividono sempre per motivi futili, di solito sono motivi così blandi, però ci siamo divisi da solo. E prevalentemente le battute, le sketch che fai, sì, che carattere, che cosa tocca, gli argomenti della vita? Gli argomenti non sono argomenti politici, sono un vero e proprio divertimento, toccano, siccome io sono anche la chitarra, quindi molta musicalità, molta musica nei pezzi, nei brani, canzoni. Sono alcune inedite e alcune edite, sono canzoni diciamo di vecchio stampo, però quelle napoletane che poi mi volgo al pubblico e li faccio divertire, li coinvolgo con questi miei brani, li faccio partecipare. Sicuramente in questo ambiente molto vicino alla Campania, sì, avrai dei fans sicuramente che alcuni accetteranno, sicuramente non lamentare. Ecco, sì, perché appunto si partono appositamente dal Casertano per, sì, assistere agli spettacoli di tutti gli attori protagonisti delle serate musicali qua a Scauri. Certo. Ora, le ultime tappe che hai fatto quali sono state? Le ultime tappe sono state, io lavoro molto con Alessandro Siani, il comico diciamo campano, e sono state più nel Cilento, quindi nella zona bassa, nel Salernitano, in quella zona lì. Ho fatto anche però Terracina, mi hanno riconfermato per 3 anni, quindi è stata una bella soddisfazione, e l'anno prossimo mi hanno ancora riconfermato. Spero di cambiare qualcosa, perché... E appunto, adesso mi chiedevo, portare per 4 anni consecutivi uno spettacolo, no, perché... evidentemente devi aggiornarti, rinnovare, sì, ovviamente. Io mi aggiorno continuamente, perché comunque avendo la possibilità di suonare, quindi di cambiare canzoni, spesso diciamo cambio appunto delle canzoni, riciclo altre canzoni vecchie che ho fatto e faccio uno spettacolo diverso, e quindi la gente si diverte ugualmente. Hai come autore qualcuno che ti segue o no? Per il momento no, scrivo, sono autore dei miei testi e mi sto divertendo a scrivere, e ho scritto anche un nuovo spettacolo per l'inverno, proprio perché comunque ci sono delle riconferme, spesso mi riconfermano, e quindi ho l'esigenza di cambiare, perché come si sa in questo mondo dello spettacolo proprio questo è quello che gli dà la rinnovarsi. Forza, è rinnovarsi. Bene, allora più tardi riprenderò alcuni particolari momenti del tuo, sì, c'è spettacolo. C'è una canzone che va forte, è una canzone che faccio già da 2-3 anni, ed è una canzone che si chiama Okurt, che è proprio una canzone in dialetto, ed è una canzone che parla un po' dell'ironia, insomma, perché il mio spettacolo è molto sull'ironia, sia fisica che comunque diciamo di testo, molto sulla sfiga, sui problemi diciamo che una persona può avere, perciò non è a sfondo politico, ma è a sfondo di divertimento. Quindi tra l'altro poi ricrei, metti come sottofondo le basi musicali, cioè meglio, suoni direttamente? Suono direttamente, perché appunto queste canzoni mie personali che faccio con la chitarra, quindi mi aiuto molto con la chitarra. Bene, ringraziamo e ci sentiamo più tardi. Va bene, io volevo girare la camera e volevo far vedere chi mi ha intervistato. Ah, ecco, sì. Eccolo qua, è lui l'intervistatore. Ciao. Buonasera. Non lo so se...